Allora, benvenuti al prosciuttificio Prolongo. La mia azienda è un prosciuttificio storico di San Daniele che ha fondato il nonno Giovanni negli anni 50 e ancora oggi, prima mio papà, adesso io e mia sorella, portiamo avanti questa tradizione di famiglia. I prosciutti qui vengono stagionati in maniera artigianale, fatti a mano uno per uno e oltretutto seguiamo ancora come una volta l'andamento delle stagioni che da sempre caratterizzano il microclima di San Daniele. Io sono Alessio Prolongo e sono uno dei soci, assieme a mia sorella Arianna Prolongo, del prosciuttificio Prolongo. La sala dove ci troviamo adesso è il cuore della nostra azienda, della mia azienda, è il salone di stagionatura al naturale. Qui le finestre sono una ogni metro, ce n'è tantissime, tutte che circondano i prosciutti appesi. I prosciutti sono qui per asciugarsi. A San Daniele abbiamo un microclima perfetto per questo scopo, che è un incontro di venti. Al mattino soffia una brezza di monte che arriva da nord a sud, dalle Alpi Carniche, che è fresca e asciutta e va a portare via l'umidità dalla superficie del prosciutto. Il pomeriggio il vento cambia e soffia da sud a nord, dal mare Adriatico, un'aria un po' più calda e un po' più umida, e il prosciutto sente questo cambio di stato, rinizia a riportare l'umidità sulla superficie che verrà asciugata la mattina dopo. San Daniele da secoli ha sempre questa doppia ventilazione e ancora oggi ci permette di fare questa magia al naturale, perché la particolarità del mio prosciuttificio è quello proprio di aver mantenuto queste sale senza aria condizionata, senza ventilazione forzata, solo aprendo e chiudendo le finestre ci permette ancora di ottenere un buon prosciutto di San Daniele molto più profumato, aromatico, molto particolare. E quindi è una sfida farlo ancora oggi nell'era della tecnologia, dell'industrializzazione, mantenere viva questa tradizione il più a lungo possibile. Durante la stagionatura del prosciutto arriva un momento in cui la coscia ha bisogno di essere protetta perché l'umidità ha cominciato a evaporare, la parte esterna si è asciugata e in questa stanza viene fatta anche quella che chiamiamo sugnatura. Praticamente viene preso un impasto di grasso di maiale e mescolato con la farina viene disposto sul prosciutto a garantire una protezione di tutta la parte esterna. Questo impasto ha una doppia funzione, va a rallentare l'evaporazione dell'umidità, quindi ci permette di rallentare la stagionatura della parte magra del prosciutto, ma al contempo, avendo nell'impasto la farina di riso, in questo caso per evitare contaminazioni da glutine, gli permette di rimanere poroso, quindi l'umidità continuerà comunque a essere portata verso l'esterno, solo che lo farà in maniera molto più lenta. Dovete pensare che i prosciutti venivano in questa sala in primavera, prendevano tutta la ventilazione primaverile, però a un certo punto il caldo estivo si faceva sentire. L'aria calda aumenta in maniera esagerata l'evaporazione dell'umidità e il prosciutto ha bisogno di essere protetto per continuare la sua stagionatura senza che la parte magra diventi troppo asciutta troppo presto. Questo impasto ha una doppia funzione, garantisce anche il tempo giusto di stagionatura per la parte grassa. Il grasso ha un tempo di stagionatura completamente diverso dalla parte magra e va, diciamo così, rispettato anch'esso, perché la fetta perfetta di prosciutto si ottiene quando riesco ad allineare le stagionature, i tempi di stagionatura sia della parte grassa che della parte magra. La parte grassa deve perdere la fibrosità, perdere la struttura, avere una buona profumazione e allora in quel momento lì, quando la mastichiamo, si amalgama insieme alla parte magra e otteniamo la fetta perfetta, quella che non ci accorgiamo se stiamo masticando grasso, se stiamo masticando magro, ma sappiamo di star mangiando prosciutto. Quindi in quel momento lì è il momento perfetto per consumarlo. Di solito con la mia tipologia di stagionatura questo si raggiunge intorno ai 18 mesi, non c'è necessità di andare tanto oltre con le stagionature, proprio perché essendo un prodotto naturale questa stagionatura è quella che consente di avere il giusto equilibrio tra la compattezza e l'elasticità della parte magra e la morbidezza, la perdita di struttura della parte grassa che sta attorno al prosciutto. Comunque, tornando a noi, questa sugnatura che vi sto facendo vedere è molto molto importante, viene ancora oggi fatta a mano proprio per garantire la giusta quantità di copertura nelle parti più delicate del prosciutto e una volta, diciamo così, a posto, questo impasto ci permette di mantenere il prosciutto a stagionare qui ancora qualche mese fino all'inizio dell'autunno, fino ai 10-11 mesi, dove poi questi prosciutti verranno presi e spostati in cantina in un ambiente completamente diverso, dove non c'è la ventilazione ma c'è un ambiente totalmente protetto. Anche la cantina, come vedremo poi, è un ambiente completamente al naturale, senza aria condizionata e senza impianti di climatizzazione.
Come vedete, tutti questi prosciutti hanno il marchio prosciutto di San Daniele, che è il primo tratto distintivo del prosciutto, ma anche l'ultimo di una lunga serie di attenzioni che si ha nel produrlo. Tutte le aziende di San Daniele seguono un disciplinare che è nato negli anni 60 grazie alla lungimiranza dei primi produttori di San Daniele, e hanno messo nero su bianco come si fa il prosciutto di San Daniele. L'origine della materia prima è importantissima, sono tutti suini nati, allevati e macellati in Italia con un'alimentazione controllata e un minimo di età che ne garantisce un accrescimento naturale. Io faccio un passaggio in più perché lavoro solo con carni friulane, quindi sono tutti allevamenti delle province di Udine e Pordenone, questo per avere un contatto diretto poi con i miei fornitori e riuscire a poter trasmettere anche loro le mie esigenze e far sì di sentirli anche coinvolti in questa particolare varietà del San Daniele che produco. Il San Daniele poi, una volta che supera tutti questi controlli del disciplinare dalla parte di allevamento, quindi tempo di accrescimento, una dieta ferrea, un'origine della carne certa, viene macellato e arriva a San Daniele solo la coscia posteriore. La coscia posteriore arriva a San Daniele, viene controllata da noi, possiamo rimandare indietro tutte le cosce che non ci vanno bene. Quelle che decidiamo di trattenere e che hanno poi tutti i requisiti necessari vengono marchiate a fuoco con la data di arrivo nel nostro prosciuttificio. Questi per esempio sono di giugno 2021. Sono prosciutti che hanno già fatto una lunga stagionatura e questo marchio a fuoco ci garantisce di poter conoscere sempre la data di inizio di stagionatura. Quindi anche come consumatori, se li vedete appesi da qualche parte o se li trovate nel banco, potreste poter intravedere il marchietto con una data e sapere che stagionatura ha il prosciutto. Ovviamente una volta appeso il prosciutto ha un altro tratto distintivo che è lo stinco, quindi il mantenimento della gamba per intero rispetto ad altri prodotti tipici come il Parma o come altri crudi nazionali. Il prosciutto di San Daniele nasce con la gamba intera che aiuta a far evaporare l'umidità anche da questa parte perché l'osso è poroso e garantisce una migliore evaporazione dell'umidità dall'interno verso l'esterno e comunque mantiene intera tutta l'anatomia della coscia, quindi da meno problemi. Però è un tratto distintivo perché appesi al banco sull'omeria i prosciutti con la gamba tendenzialmente sono sempre San Daniele, ma soprattutto se un prosciutto non ha la zampa non è un San Daniele. Quello che vi posso consigliare io ovviamente per potervi tutelare è guardare sempre la presenza del marchietto, sia che lo trovate già sulla fettatrice dal salumiere, sia che la trovate nel banco frigo. Quindi anche se un cartellino è stato spostato, se c'è il marchio, quello è un prosciutto di San Daniele. Il disciplinare poi negli anni 80 è stato dato a un ente terzo per la certificazione, al giorno d'oggi si chiama IFCQ, questo ente manda degli ispettori a controllare sia gli allevamenti ma anche i produttori. Quindi anche noi produttori siamo controllati nei vari passaggi che facciamo, dobbiamo poter dimostrare di fare i passaggi come sono scritti nel disciplinare che garantiscono la corretta stagionatura del prosciutto. Gli ispettori vengono, possono venire a sorpresa, ma vengono soprattutto quando è il momento della marchiatura, ovviamente, perché questo marchio che vedete impresso a fuoco sulla coscia non lo abbiamo in azienda, non possiamo marchiare quando vogliamo, dobbiamo sempre chiedere l'intervento degli ispettori che vengono, prelevano anche dei campioni, fanno i loro controlli, quindi è una parte attiva, non viene sempre garantita la marchiatura, ci possono essere anche dei produttori che pur lavorando bene a un certo punto la marchiatura non viene garantita perché non rispetta determinati standard di qualità. Quindi bisogna sempre continuare a cercare di essere molto attenti nella lavorazione del San Daniele. Una volta marchiato però il prosciutto diventa prosciutto di San Daniele, può essere stagionato ancora, può essere venduto subito ed è importante appunto avere questo tratto distintivo che garantisce al consumatore che a monte tutti i controlli sono stati fatti. Il prosciutto di San Daniele può essere fatto solo all'interno del comune di San Daniele, è un'area geografica molto stretta che però va a garantire quello che è la possibilità di accedere al microclima di San Daniele. Quindi rispetto ad altre produzioni tipiche che hanno delle aree molto più vaste di produzione, San Daniele ha un'area molto ridotta. Tutte le 30-31 aziende che ci sono a San Daniele sono all'interno del comune, quindi sono tutte vicine, tutte costruite con le finestre da nord a sud e questo proprio per poter accedere a questo microclima che è importantissimo per la stagionatura del prosciutto. Quindi è un prodotto di nicchia anche perché viene fatto veramente in un posto molto piccolo, è in un paese che è cresciuto attorno al prosciutto.
Il prosciutto, una volta che ha raggiunto un certo momento della sua stagionatura, all'incirca al 12°-13° mese, ha dei profumi all'interno che sono molto avvertibili. Si possono avvertire inserendo un ossicino, che è un osso di cavallo appuntito e lungo, che trattiene bene nelle sue porosità l'aroma del prosciutto. La prova del prosciutto si parte facendola proprio dal grasso. Il grasso ci dà un aroma molto delicato, un profumo molto poco invadente nel naso, però che di solito richiama proprio i profumi di burro, di malga, con un leggero sentore di fieno, e qualche volta all'interno del grasso potremo trovare una piccola nota acida che è relativa a un'alimentazione un po' più spostata verso i semi oleaginosi. Tutti e due questi profumi che sentiamo nel grasso sono indici di una corretta stagionatura. Poi però si passa a sentire la profumazione della parte magra del muscolo del prosciutto. Questa parte magra ha sviluppato una profumazione grazie all'aumento della temperatura estiva, che ha fatto partire una fermentazione enzimatica. All'interno del prosciutto questi enzimi sono liberi di poter lavorare perché le fermentazioni batteriche sono state tutte bloccate dal sale, e inserendo l'ago all'interno delle parti magre si può far sì che apprenda le profumazioni che ci sono all'interno, e respirando possiamo sentire questo profumo, che di solito è un profumo di frutta secca molto tendente alla nocciola. Uno dei profumi caratteristici del prosciutto di San Daniele, soprattutto del prosciutto di San Daniele stagionato al naturale, è il profumo di noce, di nocciola all'interno della parte magra. Ovviamente sono profumi molto delicati che non vanno a essere invadenti come magari un bouquet che può avere un bicchiere di vino o quant'altro, però ci danno delle giusti segnali per capire quando è il momento della corretta stagionazione. Assieme ovviamente all'aspetto che ha il prosciutto e alla sua consistenza, perché deve mantenere una certa elasticità ma deve essere molto compatto. Se tutti questi, diciamo, queste caratteristiche vengono soddisfatte, possiamo già ragionevolmente pensare che questo prosciutto è correttamente stagionato, può essere aperto, porzionato e servito sulle nostre tavole. Una volta che il prosciutto ha concluso il suo percorso di stagionatura, può essere venduto intero, ma normalmente viene disossato, viene tolto l'osso e viene porzionato, perché i consumatori di solito vogliono dei pezzetti un po' più piccoli, anche per gustarli in maniera più veloce a casa, perché non rimangono troppo nel frigo, e soprattutto anche perché è più comodo da gestire, più pratico da affettare anche con una affettatrice di casa. I pezzi che vedete qui sono le tre parti diverse del prosciutto, che hanno dei sapori che si possono definire diversi anch'essi, perché la parte del fiocco, la parte un po' più magra, che è la parte frontale della coscia, più muscolare, senza buchi di disossatura, quindi è pratica da affettare, molto comoda per chi preferisce avere una parte centrale magra e il grasso solo attorno, che va via via scomparendo, quindi è un po' più saporita ed è un po' più compatta. Poi abbiamo la parte della culatta, detta anche punta, prende con sé tutta la parte di grasso che entra nella parte magra, quindi molto marezzata, molto marmorizzata. Grasso e magro si fondono e abbiamo una fetta molto burrosa, molto carica di profumi, e una volta masticata ci dà una bellissima esperienza. Deve piacere il grasso, perché la parte della culatta chiaramente ne ha in abbondanza fino poi alla sua conclusione. E questo qui alla mia destra è lo stinco o gambuccio, è la parte finale del prosciutto, rimane protetta dalla cotenna tutto attorno tutta la stagionatura, quindi ha un'asciugatura omogenea e è la parte più dolce, più morbida del prosciutto, quindi anche questa è molto prelibata, molto gustosa, soprattutto per chi cerca il prosciutto morbido e dolce. Quindi se anche al Banco Salumeria trovate il prosciutto in vari punti, non abbiate magari il timore di provare una parte avanti, una parte laterale, anche se non siete sicuri, magari ne prendete un etto e potrebbe sorprendervi, perché comunque il prosciutto nelle sue varie parti può avere dei gusti particolari e diversi uno dall'altro. Quello che vedete affettato qui nel piatto è ovviamente la parte centrale del prosciutto, il cuore, quello che trovate poi affettato nel nostro negozio qui nel prosciuttificio, e mantiene inalterate le caratteristiche di tutte e tre le parti che vi ho mostrato prima. Quindi la parte centrale avrà una fusione della parte laterale del fiocco, della parte della culatta che continuerà e dell'inizio della parte dello stinco.
Il prosciutto di San Daniele che arriva sulle nostre tavole è un prodotto perfetto per l'alimentazione di chiunque, perché è un prodotto salubre e salutare. E ha solo due ingredienti, solo carne di suino italiano, che come vi ho detto è molto controllata e quindi è una materia prima di ottima qualità, ottima per l'alimentazione dei bambini, degli sportivi, delle persone anziane. Non ha conservanti, non ha nessun additivo particolare. L'unico altro ingrediente è il sale marino, che da secoli veniva utilizzato per conservare le carni. E io, oltre che a ricevere solo materia prima friulana, ho anche un'attenzione verso il sale. Lo ricevo dal sale prodotto da una salina che è in un parco naturale, quindi l'acqua di mare essiccata è un'acqua molto più sicura anche per il consumatore, perché il sale che ricevo da questo fornitore ha una purezza estrema e ha una bassissima quantità anche di agenti inquinanti che ci sono oggigiorno dappertutto, come nell'acqua di mare. Ovviamente non è che gli altri sali non vanno bene, questo ci garantisce un'attenzione maggiore e quindi ci dà delle garanzie di assenza anche di tanti elementi che possono poi essere spiacevoli da assumere ogni giorno. Quindi è un prosciutto ancora più sicuro da assumere e mi fa, diciamo così, con orgoglio dirvi che è un prodotto che può fare solo che bene.